Buongiorno a tutti, benvenuti nella nostra rubrica Cucina per Passione. Oggi vediamo un modo pratico e veloce per preparare le uova. Gustosissime uova, delicate e deliziose, che faranno contenti sia grandi che piccini. Allora, premetto che la cottura dell'uovo attraverso l'utilizzo della friggitrice ad aria permetterà una cottura omogenea, ma al tempo stesso l'uovo risulterà liquido, quindi diciamo cremoso all'interno. Sopra si formerà, sopra l'albume e sopra il tuorlo, una leggera crosticina, mentre all'interno risulterà morbido e cremoso. Potete anche bagnarlo con del pane. Premetto che comunque la cottura nella friggitrice ad aria è da provare. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Adesso andiamo a vedere la ricetta. La prima cosa che andremo a fare è separare l'albume dal tuorlo. Questo strumento è comodissimo. Perfetto. E il gioco è fatto. Allora, il secondo step, andremo a montare a neve ferma gli albumi. Aggiungiamo un pizzico di sale all'interno di una bulla. Aggiungiamo gli albumi. La tecnica perfetta per montare gli albumi a neve è regolare attraverso la velocità del frullatore. Quindi partendo dalla velocità più bassa, per verificare se gli albumi sono perfettamente montati a neve, dobbiamo effettuare questa prova. Dobbiamo capovolgere la bulla in questo modo. Se l'albume rimane fermo, intatto sulla bulla, vuol dire che è montato perfettamente a neve. Apriamo il cestello della nostra friggitrice ad aria e all'interno inseriamo la carta da forno. Mi raccomando, deve essere leggermente unta d'olio. Quindi aggiungiamo un filo di olio, appena un filo, ne basta un filo veramente. Perfetto. Spennelliamo. La superficie. Con l'aiuto di un cucchiaio andremo ad inserire l'albume all'interno del cestello. Non date importanza alla forma.
andiamo a formare una piccola nuvoletta. Le nuvole sono asimmetriche, quindi non dobbiamo essere perfetti. Perfetto, la nostra nuvoletta è pronta. Adesso cosa andremo a fare? Andremo ad inserire il tuorlo all'interno, al centro, quindi facciamo un solco qui al centro. In questo modo, aiutandoci con il dorso del cucchiaio, e andremo ad inserire il tuorlo. Ecco qua. Allora, adesso dobbiamo avere cura di preriscaldare la nostra friggitrice ad aria per circa 5 minuti. Dopo aver inserito il cestello all'interno della nostra friggitrice ad aria, impostiamo la temperatura. Sono circa 200 gradi per 6 minuti. Comunque sia, dobbiamo sempre controllare la cottura dell'uovo. Ogni 2 minuti estraiamo il cestello dalla macchina e controlliamo la cottura. Comunque il tempo indicato sono 200 gradi per 6 minuti. Ecco qui, come possiamo vedere la cottura è praticamente quasi ultimata. Infatti l'albume ha ottenuto quella sua colorazione dorata e ha formato sulla superficie la crosticina. Io direi un altro minutino e possiamo togliere. A questo punto andiamo ad impiattare. A questo punto il nostro bel ovetto fritto, ma leggero e gustosissimo, è pronto per essere mangiato. La crosticina che vedete sopra è una crosticina dorata che si è formata durante la cottura. Questo indica una qualità di frittura adeguata e corretta. Mi raccomando, quando friggete l'uovo nella friggitrice ad aria, deve formare una crosticina dorata sopra, perché all'interno manterrà il bianco, il candore, ma allo stesso tempo sarà cotto. La stessa procedura vale per il tuorlo. Questa ricetta è molto semplice e delicata, adatta a tutti, sia a coloro che sono a dieta o meno. Provatela e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate.